Siamo molto felici di aver ripreso all'interno delle nostre raccolte della Biblioteca Città di Arezzo il 13° volume dell'opera di Dubois, stampato nel 1795, che è il volume più emblematico, poiché all'interno accoglie 22 tavole calcografiche che raffigurano ciò che nei precedenti volumi viene illustrato, e quindi per noi è un completamento di quest'opera, e per fare in modo che i nostri utenti e i nostri studiosi possano finalmente ritrovare l'opera completa. Il volume mancava dal 1993, fu fatta una denuncia di varie opere che non erano più all'interno della biblioteca negli anni 2000, e per fortuna tutti i testi hanno sia un numero di inventario alla fine, sia un timbro ad inchiostro per la maggior parte proveniente dalla Fraternità dei Laici di Arezzo, che ha permesso in questa maniera a noi di poter dimostrare la reale provenienza di questo volume, e quindi anche ai carabinieri di lavorare in una maniera ottimale. Troviamo infatti il timbro ad inchiostro della Fraternità dei Laici di Arezzo, che ha permesso al nucleo del patrimonio culturale dei carabinieri di riconoscere senza alcun dubbio che quest'opera fosse effettivamente proveniente dalla Biblioteca Città di Arezzo. Ad avvalorare ancora di più la dimostrazione che l'opera fosse la nostra è stato il numero di inventario che veniva messo alla fine di ogni opera, che è proprio questo che si vede in questa carta bianca, che ha dato una seconda dimostrazione, una seconda certezza nelle indagini, che il volume, l'esemplare che avevano ritrovato e intercettato i carabinieri, fosse effettivamente il nostro. In questa importante occasione del ritorno a casa di questo importante volume, vorrei ringraziare a nome di tutto il Consiglio d'amministrazione della Biblioteca Città di Arezzo, la sezione antiquariato del Nucleo Operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Li vorrei ringraziare proprio per la dedizione che ogni giorno dedicano alle indagini e poi al ritrovamento di importanti opere che appartengono proprio al patrimonio culturale italiano, ma soprattutto è un patrimonio universale, ma ancora più importante è il patrimonio di tutti noi italiani, quindi grazie ancora. Inoltre vorrei ricordare che l'intera opera, composta appunto da 13 volumi, da oggi è a disposizione per la consultazione non solo per gli studiosi, ma anche per i curiosi o i cittadini aretini che vorranno vedere da vicino e vedere e consultare questa bellissima opera recuperata, cioè tornata alla sua completezza.